Luca, dopo la gara di Benevento, i messaggi sono stati tutti per Elio Nigro oppure da Salerno ce n'è stato qualcuno anche per te, visto che hai dato il tuo contributo nella ripresa? No, vabbè, soprattutto per lui è normale. Me erano più prima della partita perché naturalmente si auguravano un mio gol. Però naturalmente abbiamo fatto felice una piazza come Salerno che mi ha dato le origini. E ecco, poi a lui sono arrivati più messaggi. Ecco, mi fa piacere per Elio che comunque ha vissuto un periodo un po' particolare. Al di là poi di aver regalato la gioia a Salerno, sono punti che ha regalato a noi e alla nostra salvezza e a lui come persona. Arriverà un avversario con la promozione già in tasca, ma che tipo di partita ti aspetti? Che tipo di Salernitana sarà? Ma credo che ecco, la Salernitana venga a giocarsi la sua partita. Naturalmente, magari non so se giocherà chi ha giocato un po' di meno, che è normale che voglia mettersi in mostra perché magari ha avuto un po' meno spazio nel corso del campionato. Non ci aspettiamo regali da nessuno, come è giusto che sia. E ecco, noi dobbiamo preparare la partita come abbiamo preparato le ultime, che sono state, credo, un crescendo e ecco appunto concentrarci sulla parte di domenica e poi penseremo all'altra. Riusciresti ad esultare in caso di gol? Non mi è mai capitato di far gol contro un'ex squadra, ma credo che contro la Salernitana non posso immaginare ecco, di esultare. È una gioia che naturalmente manterrò dentro e condividerò magari con i miei compagni di squadra e i tifosi, ecco. 6 pareggi consecutivi con Di Costanzo, ma cosa è realmente cambiato? Perché al di là del fatto che la vittoria continui a mancare, i risvolti positivi ci sono stati e come in queste ultime settimane? Ma credo che il mister ha iniziato a trasmettere un po' di positività ecco, all'ambiente e a cercare un po' di quadratura soprattutto dell'assetto difensivo, cosa che veramente abbiamo subito oltre che pochi gol, ma soprattutto poche occasioni da parte delle squadre avversarie. Abbiamo iniziato a creare qualche occasione in più rispetto a prima ed ecco ci manca un po' la finalizzazione in questo momento e spero che arriverà tutto nelle prossime partite, sinceramente. Secondo te la vittoria non è arrivata perché non siete mai passati in vantaggio? Ma forse ecco, in questo momento il punto di vista mentale è un punto di vista importante. Magari ecco, sul risultato di pareggio era importante trovare la via del gol per chiunque e poi magari cercare di premere un po' il piede sull'acceleratore e cercare qualche altro gol. È normale trovare il vantaggio subito in alcune partite sarebbe stato fondamentale per poi darci autostima. Pochi gol, ma tutti pesanti. Possiamo aspettarci qualcosa di positivo, quindi nei playout. Ma spero prima dei playout, sinceramente, di trovare il gol nella regular season e poi ecco, di trovare anche di portare comunque e aiutare a Messina a regalare appunto una salvezza che alla fine era il nostro obiettivo a inizio campionato. E quindi ecco, questo è quello che mi auguro. Grazie.